Salve a tutti cari amici dal vostro Supercorris 84, eccoci qui nel Gran Premio di casa per la Ferrari e per me, Gran Premio di Monza. E veniamo dalla vittoria a Spa, bellissima vittoria con una strategia perfetta, qui non avremo problemi di meteo. Fila, come al solito, prima fila tutta Ferrari, Vettel dietro di noi, Vettel che ci insegue in classifica a 37 punti, quindi la sfida è tutta qua. Abbiamo anche Hamilton al terzo posto. Ah no, mamma mia, Vettel arretrato. Incredibile, Vettel arretrato di... Oio, Vettel non c'è. Ah, io devo stare attento a non deciappare le gomme. No! Mamma mia, speriamo di non aver rotto nulla. Perez addirittura terzo. Aia. Ci sono stati vari arretramenti nelle posizioni da quello che vedo. Vettel era secondo dietro di noi. Quindi come avevo preannunciato nelle altre gare, anche gli altri hanno iniziato a soffrire di vari problemi alle vetture. Era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Vediamo quanto ci metterà a risalire Vettel, lo vedo, mi sembra a centro gruppo, un po' più indietro addirittura, quindi vari cambi di componenti per il nostro compagno di squadra, come detto primo rivale nella corsa al titolo. Se riusciamo a prendere la scia su Hamilton, abbiamo rischiato di compromettere la nostra gara. Minchia, Perez ha preso anche distacco da quelli dietro di lui. Forse India motorizzata Mercedes, sappiamo sempre molto veloce come vettura. A noi a questo punto ci andrebbe bene anche il secondo posto, ma sappiamo quanto Supercorris voglia sempre vincere le gare, anche perché abbiamo una vettura che su questo tracciato si può esprimere al meglio. Solo che non devo perdere contatto da Hamilton. Hamilton che è terzo nel mondiale a 107 punti. Sembrerebbe tagliato fuori, ma basta una gara che ci va male a noi e lui recupera per galvanizzarsi e tentare la rimonta. Vediamo delle nuvole, ma mi è stato assicurato che non pioverà oggi. Tentiamo di prendere la scia. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS è disponibile da adesso. Minchia, quanto freno forte. No. Guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. Perez si stacca. Il problema è che Hamilton se ne va nella parte iniziale del circuito. Ahia, piccola inchiodata. Vedo che Hamilton ha le gomme ancora molto nuove, mentre noi già, ahia, abbiamo più surate come sempre. DRS. È difficile seguire la macchina che sia davanti perché si crea uno scompenso aerodinamico e spesso e volentieri la vettura fatica poi a tenere la giusta traiettoria in curva. Ecco, andiamo per qua. Ah, brutta imbarcata, brutta. Di mantenere una bella... La batteria sta raggiungendo i suoi limiti di usura e potremmo essere costretti a ritirarci se non Oh, che è facciamo attenzione. successo? Scarica correttamente la batteria. C'è una rottura per Hamilton. Gentilmente
stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Si rompe la vettura Hamilton. Vettel mi sembra che sia risalito fino al quarto posto, se è lui. Si è rotta la vettura di Hamilton. E già abbiamo un bel vantaggio su Perez. Ah, altra imbarcata. E a questo punto, amici, metti i parametri più bassi possibili, perché a questo punto la vettura si può risparmiare fino a quando non veniamo avvicinati dagli altri. Perez a 5 secondi. Mamma mia quanto sta viaggiando Perez. Che dispiacere. Bellissimo il duello che si stava verificando tra noi e Lewis Hamilton. Purtroppo, come ho già detto, molte arriveranno nella seconda parte di stagione con i motori molto usurati. Infatti tanto è stato. Vettel ha dovuto cambiare i componenti, è stato retrocesso sulla griglia Hamilton. Ha rotto il motore in gara. Vedo Vettel, mi sembra quarto. Ha fatto una rimonta paurosa perché era molto dietro. Sto cercando di risparmiare la vettura perché le prossime gare sono dure. A Monza comunque eravamo i favoriti anche in condizioni normali, perché mi piace molto come pista, vinciamo quasi ogni anno a Monza, praticamente ogni anno. Però dopo sappiamo che arriveranno gare difficili come Singapore, dove non siamo riusciti a fare quasi mai punti. Oddio che imbarcata. Quindi arriveranno gare sicuramente dove noi dovremo inseguire. Vettel il terzo, si prende la posizione su Butler. Box, box, rientriamo in questo giro. Sto risparmiando al meglio la vettura, amici. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 8,5 secondi. No, Butler si riprende la posizione su Vettel addirittura, il rettilineo. Prende la scia. Che dire, sto registrando appena dopo la gara in Ungheria, quella reale. Debacle Ferrari, purtroppo, cari amici. Ferrari che è arrivato a un minuto da Hamilton vincitore. Probabilmente era il circuito peggiore per la vettura di Maranello per tentare di stare vicino agli avversari. Dispiace per Verstappen, anche se io dico che non sono un tifoso di Verstappen, però ricorda di rientrare ai box a questo giro. Se fosse arrivato davanti Max Verstappen sicuramente avrebbe avvicinato Hamilton nel mondiale, e comunque sarebbe stato Vettel, si riprende il terzo posto intanto. Sarebbe stato un mondiale più combattuto. Però che vogliamo fare? Queste sono le corse. Hamilton favorito anche dallo strapotere della Mercedes in questo periodo, quindi la vedo dura per tutti nei prossimi anni. Anche io penso che Hamilton, se continua così, riuscirà a gli appassano tutti. Intanto sono l'unico dei primi che si ferma, 2 secondi e 4 la sosta buona. Penso che può dominare ancora anche i prossimi anni, e a questo punto il record di Michael Schumacher. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Porca troia, traffico. Minchia, sedicesimi.
Adesso mi devo destreggiare nel traffico per non perdere troppe posizioni. Ma devo stare attento a non rovinare la vettura e le gomme. No, porca troia di Crocian, dai! Devo riuscire a passare perché questi mi faranno perdere un'infinità di tempo. Avevamo sui 7 secondi di vantaggio. Fatto che anche questo c'ha il DRS. Il carburante è al target più 1. Puoi passare a giri del motore superiori. Infatti sì, se no non li passerò mai questi. Sebastian è rientrato ai box. Già la miseria, guarda, è impossibile rimanere attaccato a questi davanti. Nessuno che rientra. Sorpasso su Hulkenberg. No, Raikkonen. Ci rischia di farci. Rischia di farmi finire fuori strada. Mannaggia Kimi, mannaggia. Le gomme sono ancora in ottimo stato, meno male, Vettel dovrebbe essere dietro. Ecco l'altro Force India di Stroll. Mannaggia la miseria. Non capisco dove sia Vettel, mi sembra che è dietro. Da 330 non lo riesco a sorpassare, quasi 340. Inizio a volere un apparecchio per sorpassare questi qua davanti. Se battere il puntino rosso lo vedo molto molto lontano. No! 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 Porca troia! La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo. Porca troia! Peggioriamo la situazione. Distacco dall'auto davanti, 3,2 secondi. Porca troia, che cacchio ho combinato. No, non l'ho visto proprio. Pensavo frenassi un po' più in fondo, no. Minchia che tamponata, ecco Vettel. No, minchia. Che botta pazzesca. Non l'ho visto proprio, porca puttana. Cioè non l'ho visto. Ero pronto a frenare molto più in là. Ai, vettura. Vettura difficile nelle curve a destra da gestire. Infatti vediamo Hulkenberg che non si stacca. Porca troia ladra. Ero pronto a frenare un po' più in là. Sufficienza per altri 5 giri. Ma Stroll non so se abbia anticipato il punto di frenato, se sono stato io che freno abitualmente dopo. Porca vacca che botta. Adesso devo capire il danno all'alettone anteriore. La parata laterale. Sta appena entrato in corsia box in questo momento. La parata laterale. Aia lungo, porca troia. Minchia quanto è vicino Vettel. Cari amici, non è finita la gara. Comunque anche i danni a volte sono assurdi. Gli ho dato una tamponata in pieno dritto. Si sarebbe dovuto rompere il musetto anteriore. E l'ala si sarebbe dovuto intaccare anteriormente, invece vediamo che si è rotta ancora una volta la parete laterale. Ah, minchia frenata. Vettura quasi ingestibile nelle curve a destra. Vettel è vicino.
Vettel è molto vicino. Butler non dovrebbe darci problemi, ma Vettel mi preoccupa non poco. Minchia, che coglione che sono. No. Il danno sta peggiorando giro dopo giro. È sempre più difficile mantenere la vettura in pista. Vedo Vettel che era a 2 secondi e mezzo. Vediamo anche il DRS a Vettel. Abbiamo proprio finito di coltivare i nostri sogni di vittoria qua in casa. Vediamo quanto è il nostro avversario, rivale, compagno. 7 decimi guadagnati. Rettilineo. Ma anche il rettilineo perdiamo molto. Lungo. Ma porca troia, doppio lungo. Porca troia, 3 giri. Dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo. No, altro lungo. Porca troia di Eva. Porca Eva, quanto si è avvicinato Vettel, forse anche il DRS. Porca troia. Adesso dobbiamo prepararci alla battaglia. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Dobbiamo prepararci alla battaglia, Vettel ci prende la scia, ci spostiamo. Porca troia, quanto è vicino. Fra poco mi sa che dovrò sfruttare il carburante. Anche l'Eps. Alcune informazioni su Perez. Sembra che abbia un problema. No, povero Perez, grande gara. Vettel c'è il DRS, amici. Porca troia. Porca troia, potevamo finire la gara tranquilli e con la vettura risparmiata. No! Meno male, neanche un richiamo. No, Vettel si butta. No! Ci tocchiamo. Faccio passare. Mamma mia, ha visto volare un altro pezzo dal nostro alettone. E vai. Minchia, quanto fa fatica la vettura a girare rispetto a prima. Sembra che sia col pieno di benzina e le gomme usurate. Butler non recupera, grazie a Dio. Nel rettilineo con i parametri così ci riusciamo a difendere un minimo, almeno in questo, nel secondo. Vettel avrà anche il DRS. Ragazzi, ultimo Sei giro all'ultimo proprio. giro. Cardiopalmo. Dai, che rettilineo ci difendiamo. Devo frenare bene qui, non come prima. Ma comunque una frenata molto anticipata la nostra. Per poter impostare bene le curve della vettura nelle curve a destra. Davvero si trova in un'enorme difficoltà. Pure nella seconda chicane qua devo frenare in tempo. Perdere qualcosa, ma è inutile buttarsi all'ultimo secondo. Ai 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 ai, lungo, 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 lungo. Lascio lo spazio a Vettel. No, lui ha il DRS ora, porca troia. No, lui ha il DRS. No. No. Porca troia ladra. Porca troia ladra. Vaffanculo, va.
fatto un che ottimo minchia di lavoro, delusione, hai guidato porca davvero troia. bene. Cari amici, niente. Oggi la Ferrari ha dato una lezione a tutti. Magnifica vittoria. Porca vacca. Poteva essere una doppietta Luca, con la nostra vittoria. Tua, cosa gli ha consentito di primeggiare oggi in pista? Questa vittoria è figlia di una gran velocità e di una grande abilità nei sorpassi. All'interno, all'esterno. Purtroppo era al limite. La vettura era inguidabile. Bastava mettere due ruote sull'erba per fare quello che abbiamo fatto. Infatti, una gara che avrà soddisfatto. Non siamo riusciti a impedire a Vettel di la Ferrari torna a rimanere fare festa dietro dopo la grande prestazione di oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Purtroppo amen, sapevamo che sarebbe stata dura. Quando ho visto il danno ho pensato subito che avremmo passato dei guai e potevo stare più attento, ma non avrebbe avuto senso poi. Mannaggia la miseria. Vediamo un po' Vettel dove quanti vediamo punti cosa ci è cambiato nella classifica piloti. Il primato in classifica resta invariato, ma il resto dei piloti a questo punto ha accorciato le distanze. Luca Filippi, punti dopo per questa Vettel giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista? Il costruttore impossibile non lo vedo neanche. Non pensare a Sebastian Vettel. Oggi ha dato una lezione a tutti. Tira. Vediamo gli highlights. Purtroppo sono così le gare, certe volte si giocano sui dettagli. Vediamo Vettel dove parte. Minchia, oltre il decimo posto sicuro. Ho preso almeno 10 posizioni sulla griglia. Purtroppo le gare sono così. Quando ho visto il danno ho provato a mantenere, ma è stato impossibile. Qua la partenza con Hamilton ci siamo affiancati. Subito ho cercato di prendere la scia al secondo giro e di superarlo. Qua già l'avevo passato Hamilton, vediamo con la vettura. Viaggiavo proprio in tranquillità davanti. Quando sono uscito ai box in mezzo al traffico, ma comunque il vantaggio era ampio, quindi stavo abbastanza tranquillo. Qua quando mi sono toccato con Grosjean già avevo paura di ho avuto paura di aver fatto danni in questo momento. Porca troia. Sono curioso di vedere se fa, se mi fa vedere il replay della tamponata su Stroll quando è passato Hülkenberg in tranquillità proprio. E anche Raikkonen che ci ha provato. Ah, quando il danno già era avvenuto. Porca, già avevo rotto l'alettone. Vediamo già Vettel dietro che pian piano ci ha iniziato a rosicchiare secondi su secondi. Qua vediamo il danno sulla lettone nella parte destra. Qua quando ero dietro Vettel l'ho provato in tutti i modi a recuperarlo. Ah no, qui non è l'ultimo giro quando ho risuperato Vettel. Qua è l'ultimo giro quando non c'è stato modo proprio di recuperare Sebastian. Eccoci qua all'arrivo. Purtroppo, cari amici, che dire, delusione, ma le gare sono così. Comunque siamo saldamente in testa al mondiale, quindi finita la tournée europea delle gare ci buttiamo in quella, diciamo, orientale asiatica col massimo delle speranze di mantenere la nostra leadership. 27 punti sono tanti o pochi a seconda dei punti di vista, ma io sono convinto di potercela fare alla fine a vincere il mondiale. Vi saluto, alla prossima.